Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ma mio padre, è difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili. I tipici rapporti tra padre e figlio quando questi rapporti sono drammatici. In che modo drammatici? Drammatici nel senso che prima di tutto inconsciamente, per ragioni diciamo così che spiegherebbe Freud, insomma, meglio di me, e anche per ragioni oggettive di carattere. Mio padre era un uomo un po' l'antica, l'ufficiale, cioè esattamente il contrario, la pensava esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso. Quindi c'era proprio una diversità di ideologia, di carattere, eccetera. Ma in questo momento sono un po' ingiusto dire questo, perché questa differenza c'era. Io inconsciamente forse ero profondamente nemico a lui, e lui era profondamente nemico a me inconsciamente, ma in realtà poi è stato lui che mi ha quasi spinto a scegliere la carriera che ho preso. Quindi è un sentimento ambivalente nei confronti, certo, del padre, sì. No? C'è gratitudine e c'è, forse possiamo usare una parola grossa, odio perlomeno nel senso freudiano. Sì, c'è questo misto di sentimenti, sì. È il rapporto più drammatico che abbia avuto in realtà nella mia vita. Il più drammatico di tutti? Beh, certo. Vogliamo parlare di altri rapporti drammatici, se è possibile inserirli, senza fare confronti naturalmente, proprio ma su una scala di valori. Ho capito. Ma direi che i miei rapporti drammatici avvengono con tutto ciò che è paterno. Cioè, mettiamo, con lo Stato, o con non so, col sentimento medio della vita che hanno gli uomini, con la società, eccetera, eccetera. Il primo mio libro è uscito nel 1942. È un libro di poesie in dialetto friulano, che è il dialetto di mia madre. Le avevo scritte verso i 18 anni e le ho pubblicate esattamente a 20 anni. Nel 1942 avevo 20 anni. Perché ho scritto in friulano? Allora non me ne sono ben reso conto, ma me ne sono reso conto immediatamente appena uscito il libro. Appena uscito il libro, alcuni critici che avrebbero voluto recensirlo non l'hanno potuto recensire perché le riviste di allora, erano gli ultimi anni del fascismo, non volevano che si parlasse di dialetti. Non volevano che esistesse una letteratura dialettale. E questo perché? Perché l'Italia di allora, l'Italia ufficiale di allora, era un'Italia completamente stereotipa e falsa, completamente al di fuori di ogni forma di realismo, anche se completamente poetico come era questo. Cioè non si voleva che in italiano si parlasse dialetto, praticamente non si voleva che in Italia ci fossero dei contadini o degli operai. In fondo io ho preso il Friuli per una specie di piacevole e nello stesso tempo tragico esilio, una specie di prigione dove compiere gli atti e le operazioni del mio narcisismo in mezzo ai gelsi, alle vigne e ai prati verdi del Friuli, e nel tempo stesso un luogo dove covare il dolore per la morte di mio fratello, che era venuto un anno prima, proprio alla fine della guerra, era partigiano. C'è stato per lei un primo impatto, un primo incontro con la realtà? Ma l'incontro con la realtà, le ripeto, ancora una volta, è avvenuto nel momento in cui sono nato. Cioè, il primo rapporto con la realtà l'ho avuto veramente nei primi anni dell'infanzia, anzi direi definitivo. Volevo dire, un incontro con una realtà politica, con gli aspetti sociali della realtà. Ah, ho capito, una realtà sociale, diciamo, di cui prendere una coscienza a livello della maggiore consapevolezza. Vabbè, sì, l'ho preso proprio in questa mia specie di prigione o di esilio friulano, dedicato esclusivamente
a una specie di poesia mistica, cioè una poesia in dialetto friulano. Questa presa di contatto è venuta attraverso le lotte tra i braccianti e i padroni, quelli che i braccianti chiamavano i loro padroni, c'è cioè una specie di sopravvivente feudalesimo nel Friuli. Io sono stato dalla parte dei braccianti ed è attraverso questa specie di scelta istintiva che poi ho preso la mia strada, che è ancora quella di oggi, cioè la strada del marxismo, dell'opposizione totale alla mia società. L'italiano praticamente è una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. Mentre per esempio il francese si è formato come lingua unitaria per ragioni politiche, burocratiche, statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria che comprende tutta l'Italia per ragioni puramente letterarie, ripeto. E questo prestigio letterario è nato a Firenze in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterario. Sento un'ultima domanda, vorrei rifarmi ad alcune polemiche recenti che ci sono state a questo proposito. L'italiano va cambiando? Sì, l'italiano va cambiando nel senso che si sta facendo più veramente unitario. Le ripeto, fino a 15, 20 anni fa, 30 anni fa non si poteva parlare di un italiano veramente unitario. Si può cominciare a parlare adesso, anche per merito della televisione, dei giornali, oppure della vita statale che è infinitamente più unita che molti anni fa. Le infrastrutture sono enormemente accresciute. Ma il centro linguistico dell'italiano però, si deve dire, non è più letterario e non è più Firenze, ma è tecnico o tecnologico ed è Milano. Cioè, per esempio, l'italiano è unito, secondo me, soprattutto dal linguaggio tecnico. Cioè, mettiamo la parola frigorifero, è una lingua che tutti gli italiani adoperano. Dalla massaia di Milano alla massaia di Palermo, tutte usano la parola frigorifero. Cioè, le parole tecniche sono una specie di cemento, non so come dire, di patina che sta livellando e unificando tutto l'italiano. Bene, questo lei trova che sia migliore, diciamo, questa egemonia tecnologica o tecnocratica sulla lingua, che non l'egemonia letteraria? Ma cosa vuole, non è né migliore né peggiore, questa è la realtà. Io tendenzialmente certo tendo ad amare di più alla guida di una lingua nazionale una lingua letteraria, ma se questa lingua invece che essere letteraria è tecnologica non posso far altro che prenderne atto. Un autore, quando è disinteressato, è appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che insomma va bene per tutti. Quindi non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre. Dunque non è che io ho cambiato la tecnica letteraria, in realtà ho cambiato la lingua. E questo forse implica una certa mia protesta contro la lingua letteraria italiana, addirittura contro la lingua italiana tout court e forse addirittura contro la società che in questa lingua si esprime. In certo senso, facendo il cinema, ho voluto cambiare nazionalità. Ho dato a questo mio passaggio dalla letteratura al cinema varie spiegazioni. La prima è stata la più ovvia, cioè ho pensato di aver voluto cambiare tecnica. Tutta la mia produzione letteraria è caratterizzata dal fatto che ho cambiato spesso tecniche letterarie e pensavo che il cinema fosse una tecnica nuova. Poi ho capito che questo non era vero, perché il cinema non è una tecnica letteraria, ma è un'altra lingua. Allora ho pensato, in maniera forse un po' avventurosa e così ed esagerata, di essere passato al cinema, cioè a un'altra lingua, per abbandonare l'italiano, cioè per fare una specie di protesta contro l'italiano e contro la mia società. Una specie di rinuncia alla nazionalità italiana. Ma neanche questa in fondo è una spiegazione totale. La spiegazione vera, secondo me, è questa. E cioè, le ho detto che il cinema è una lingua. Una lingua transnazionale, transclassista. Cioè, un negro del Ghana, un americano, un italiano, quando usano questa lingua del cinema, lo usano tutti alla stessa maniera. È un sistema di segni che è valevole per tutte le possibili nazioni del mondo. Ora, qual è la caratteristica principale di questo sistema di segni? Quello di rappresentare la realtà non attraverso dei simboli, come sono le parole, ma attraverso la realtà stessa. Se per esempio io voglio rappresentare lei,
rappresento lei attraverso lei, o comunque attraverso qualcun altro, che però è in carne e ossa, che è analogo a lei. Cioè rappresento sempre la realtà usando la realtà stessa. Questo mi permette, facendo il cinema, cioè usando questo mezzo di espressione artistica, di vivere sempre al livello e nel cuore della realtà. Il film Cattone ha suscitato in Italia forse il primo caso abbastanza così clamoroso, per quanto limitatissimo, di razzismo. Di razzismo? Eh sì, lei sa benissimo che gli italiani non sono razzisti. C'è qualche piccolo sintomo, per esempio certi cartelli nei bar di Torino dove c'era scritto proibito l'ingresso di terroni, cioè sono dei piccoli elementi. Ma gli italiani non sono stati razzisti, pur essendo borghesi, come i francesi, gli inglesi, eccetera, eccetera, non hanno mai avuto occasione di manifestare il loro razzismo. Un'occasione gliel'ho data io con Acattone, cioè rappresentandogli un personaggio come Acattone di razza diversa. Proprio la tua sinistra. Stop. Facciamo ancora uno o no? Che dici? No, basterà così. Va bene. Più bella la corsa. A meno che non abbia sbagliato la macchina. No, appunto, è quello il pericolo, perché bisogna fare sempre due. Hai sbagliato la macchina? No, no, forse no, ma... No, però... Però aspetta, Dodò, se non ti senti non importa. No. Se facciamo uno più breve, sai? Più indietro. Indietro. Più alla tua destra. A destra. Ecco, indietro. Indietro, così. Dritto. Sempre dritto indietro. Ecco, lì. Fermo. Parte da lì. Guarda verso di me, Nine. Comincia a dire la battuta. Stop. E faccio la panoramica così, dove eravamo con la macchina così, seguendo loro che vengono avanti dal pozzo, così. Ecco. Fino al cortiletto o anche più a sinistra? No, no, fino al cortiletto. Che cosa ha rappresentato secondo lei Pasolini il neorealismo nel quadro della cultura italiana? Ha rappresentato il primo atto di coscienza critica dal punto di vista politico e ideologico che l'Italia ha avuto di se stessa. In quale senso? L'Italia fino a quel punto aveva avuto una storia che non è una storia unitaria, non è la storia di una nazione, ma la storia di un insieme di piccoli popoli, di piccole nazioni, a parte la grande divisione tra nord e sud. Gli ultimi 20 anni poi erano la storia del fascismo, cioè una storia di un'unità aberrante. Soltanto con la resistenza è cominciata la storia italiana tale da potersi paragonare alla storia della Francia o dell'Inghilterra o della Spagna. Prima di tutto è la riscoperta, come dicevo in principio, dell'Italia, il primo sguardo che l'Italia da se stesso, senza veli retorici, senza falsità, eccetera, eccetera, col piacere di scoprirsi e col piacere anche di denunciare i propri difetti, e questo è un carattere comune a tutti. E l'altro carattere comune a tutti, diciamo così, è il prospettivismo di carattere marxista, cioè quasi tutte le opere neorealistiche si fondano sull'idea che il futuro sarà migliore in quanto che si adempirà un'evoluzione che non si sa quale fosse poi. Non è affatto vero che non credo nel progresso, io credo nel progresso, non credo nello sviluppo, e nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo semmai che dà alla mia natura Gaia una svolta tremendamente triste e quasi tragica, perché appunto perché non sono un sociologo, un professore, ma faccio un mestiere molto strano, che è quello dello scrittore, sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati, con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana, è un problema mio. Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazioni da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se torniamo sempre a quella cosa qui adombrato Vignardi, cioè quel mio... vivere in maniera molto interiore le cose,
Cioè, evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso. Cioè, ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, no? Insincere, irreali. Ne dice il Vangelo, il sì, Vangelo di sì, Cristo? Sì. No, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Che cos'è per lei un testo? Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, proprio che farsene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza. E quali sono i suoi nemici? Ma non lo so, non li conto, non... Sì, sento ogni tanto delle ondate di nemicizia, delle volte inesplicabile, che non ho voglia di occuparmene molto. Chi sono le persone invece che ama di più? Ma le persone che amo di più, lei mi chiede i nomi, oppure in genere il tipo di persone? Dice il tipo e poi se vuole dice anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeto, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, è sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice. Beh, la questione sta in questi termini. I primi miei film, da Cattone al Vangelo secondo Matteo, La ricotta e di Porè, li ho fatti sotto il segno di Gramsci. E infatti quei primi film mi sono illuso di fare opere nazional popolari nel senso gramsciano della parola e quindi da ciò consegue che pensavo di rivolgermi al popolo come classe sociale ben differenziata dalla borghesia, almeno in modo ideale naturalmente, così come l'aveva conosciuto Gramsci e come io stesso l'avevo conosciuto da giovane, almeno compresi tutti gli anni 50. Cioè gli anni anche della sua attività di narratore. Certo. E, è successa poi quella che si chiama la crisi, in un certo senso positiva, della società italiana, cioè il passaggio dell'Italia da un'epoca a carattere ancora in parte agrario, artigianale, comunque paleocapitalistico, a una nuova epoca, quella del benessere, il neocapitalismo. E quindi con la trasformazione in un certo senso radicale, per quanto fulminea, della società italiana. Il trasformarsi, cioè, di questo popolo idealizzato da Gramsci e da me giovane in qualcos'altro. In quello che i sociologi chiamano massa. Ma a questo punto io mi sono in un certo senso rifiutato, non programmaticamente, non a prioristicamente, ma in seguito alle prime esperienze, di fare dei prodotti che siano consumabili da questa massa. E quindi ho fatto dei film d'élite, e quindi apparentemente antidemocratici, aristocratici, mentre in realtà, essendo film prodotti in polemica contro la cultura di massa, che è tirannica, che è antidemocratica per eccellenza, in realtà secondo me sono un atto, per quanto forse inutile, per quanto idealistico, di democrazia. Lorenzo Scheggi, giornalista sindacale. Lei ha detto all'inizio che non c'ha speranza di riuscire a dialogare con la massa, no? E quindi si rivolge all'elite. Non crede che questo giudizio, anche alla luce dei recenti avvenimenti sociali, sindacali e politici degli ultimi anni in Italia, debba essere rivisto, nel senso che all'interno di una massa indiscriminata stia emergendo in maniera molto precisa e chiara, chiamiamolo il movimento operaio, la classe operaia
in senso molto più preciso, la quale forse meriterebbe anche il contributo delle sue opere per migliorare la propria condizione culturale, sociale e politica. Guarda, rispondo alla sua domanda con due parole soltanto. Lei ha frainteso quando io ho parlato di elite. Del parte ho detto ben chiaramente che è un'operazione apparentemente aristocratica, mentre in realtà è un atto di democrazia, perché io è proprio a questa elite che mi voglio rivolgere, mica all'elite classica. Sarei un pazzo se dicessi una cosa di questo genere. Sì, ma lei tratta di un equivoco. Lei quando ha usato, siccome la parola elite è una parola usata, ormai impiegata da molti decenni in un certo senso, e non ce n'è un'altra per sostituirla, l'equivoco è nato un equivoco verbale è nato dalla parola elite. Io non intendo, quando dico faccio di film per elite, parlare dell'elite classica, cioè dell'elite dei privilegiati detentori del potere e quindi della cultura, niente affatto. Io dico per elite, ma l'elite la cerco là dove la trovo, posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operaie avanzate. Il suo interlocutore era il metalmeccanico di Torino, facendo Medea. Io quando parlo di elite intendo un nuovo tipo di elite, evidentemente l'elite che è quel decentramento di cui parlavo rispondendo a Ghirelli, e che è quindi un fatto estremamente democratico e che va a ricercare questo, e che si decentra quindi dappertutto a qualsiasi livello. Noi non siamo elite, allora risulta. Voi siete l'elite classica, perché non vedo qui nessun operaio e nessun analfabeta, per esempio. Lei compreso. Io vorrei chiedere una cosa. Come mai Pasolini si trova nello studio a Roma in un processo alla tappa? Perché è venuto nello studio a Roma il processo alla tappa? È venuto per farsi pubblicità a lui, oppure è venuto per vedere se c'è qualche nuovo caso per poter fare un film, oppure per scrivere dei libri? È convinto che nel ciclismo siano solo dei pedalatori, solo dei sfaticatori della strada, oppure lei stesso è convinto che ci sia dentro qualcosa di buono da tirar fuori, magari qualche bella storia, qualche bel personaggio da scrivere, oppure anche qualche film da fare? Vorrei sapere questo. Ma sono venuto qui perché mi è stato chiesto, devo dire, lo confesso sinceramente. E siccome mi è difficile rispondere di no, ho detto di sì. E in questo caso il dire di sì mi è stato molto facile. In altri casi, naturalmente, dico di no quando la cosa è grave. Ma venire qui mi piaceva perché il ciclismo è uno sport che amo moltissimo e lo amo da 20 anni, da quando ero ragazzino. Non so, per esempio, lei sa chi era Canavesi? Era un corridore che correva 20 anni fa, ecco, tanto per dirne uno. Quindi sono venuto qui semplicemente per amore del ciclismo. Però stando qui, come sempre succede, poi nascono le sorprese, le cose impreviste. Per esempio ho visto due facce che veramente prenderei in un film, cioè la faccia di Dancelli e la faccia di Taccone. Io ho scelto una città, la città di Orte, cioè praticamente ho scelto come tema la forma di una città, il profilo di una città. Ecco, quello che vorrei dire è questo. Io ho fatto un'inquadratura che prima faceva vedere soltanto la città di Orte nella sua perfezione stilistica, cioè come forma perfetta, assoluta. Ed è più o meno l'inquadratura così. Basta che io muovo questo affare qui nella macchina da presa ed ecco che la forma della città, il profilo della città, la massa architettonica della città è incrinata, è rovinata, è deturpata da qualcosa di estraneo. Cioè quella casa che si vede là a sinistra, la vedi? Ecco, questo è un problema di cui io parlo con te, perché non sono capace di parlare in astratto, rivolto al vuoto, al pubblico televisivo che non so dov'è, dove si trova. Parlo con te, che mi hai seguito in tutto il mio lavoro e mi hai visto molte volte alle prese con questo problema. Tante volte siamo andati a girare fuori dall'Italia, in Marocco, in Persia, in Eritrea, e tante volte avevo il problema di girare una scena in cui si vedesse una città nella sua completezza, nella sua interezza. E quante volte mi hai visto soffrire, smaniare, bestemmiare perché questo disegno, questa purezza assoluta della forma della città era rovinata da qualcosa di moderno, da qualche corpo estraneo che non c'entrava con questa forma della città, con questo profilo della città che io sceglievo.
Pier Paolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte a Ostia. Un giovane di 17 anni, fermato a un posto di blocco mentre era alla guida dell'automobile dello scrittore, è stato arrestato sotto l'accusa di omicidio volontario. L'agenzia ANSA riferisce che il giovane 17enne ha confessato di aver ucciso lo scrittore e che il sostituto procuratore della Repubblica, Trump, ha emesso un ordine di cattura per omicidio volontario più di aggravato. Nello Freni e Roberto Piraino hanno ricostruito i momenti successivi alla scoperta del delitto. A questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo. Sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina, ho detto: ma tu guarda, reggiatelo sempre di più di un metro a strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto: dico, non è, dice, è un cadavere. E soccorsa lì da mio marito e mio figlio, e gli ho detto: dico, guardi che non è morto, non è un cadavere, è un morto, è un morto, è un morto. Allora mio marito dice: va a avvertire la polizia. Mio figlio di corsa è andato a avvertire la polizia. Allora sono venuti, sì, è venuta mio figlio con la polizia. Senta, come si presentava, come era vestito? Beh, io da lontano ho veduto i pantaloni celesti e la magliettina verde, la testa da questa parte e i piedi da questa parte. Così, lo pare che abbia usato una targhetta qui del cancello rossa. E con una sbarra del cancello? E con una sbarra, sì.